Rieccoci qui con questa terza parte di Mele Mele questioni sospese. Qui di notte appare una signora che di giorno non c'è. Allora andremo prima ad andare dalle cascate, il tizio che si diceva di venire lì di giorno. Siamo qui. Bene, grazie gentile signore. Qui invece, in questo posto, Pokéball. Scriviamo l'ombra del Pokémon. Buon per te. Qui siamo nel luogo della prova, davanti a dove si prende il cristallo. Troviamo furto, che in questo caso direi furto con scasso, viste tutte le rocce che abbiamo scassato. Ok, che battuta di papà. Tanto qui chissà se potrebbe esserci il Meo. Perché non mi viene in mente nessun altro luogo dove trovarlo. Cercavo un meo, ma ok. Non c'è? Allora mai uscire da qui. Grazie, però prima. Mi dimentico che esistono i furgoni. Meo è nascosto sui furgoni e ti osserva con aria diffidente, te credo. Alla carica, investito quel dannato Pokémon. Alberi, eh?
Qui no. Tu hai visto un meo? Vediamo, è finito quel Pokémon. Magari la spiaggia? Andiamo a controllare. Qui la spiaggia, nessuna traccia. Poi andremo a fare anche questo. Il meo non è ancora stato trovato. Poi ho visto qualcosa per luccicare. Ah, eccolo! Dov'è lo sciamo del padrone? Ah, eccolo. Oh, povero gatto. Sì, ma me lo faccio anch'io. Oh, povero Pokémon. Molto bene, adesso andremo in orario notturno. Spero che anche il centro commerciale sia aperto di notte, perché non ci siamo ancora andati. Ed eccoci qui al cimitero di notte. Dove è finita la signora inquietante? Sarebbe forse più buio? Ok, adesso secondo il mio Nintendo sono quasi le 4 di notte. E la cosa mi spaventa. No, seriamente. C'è una signora in braccio a un Machamp. E l'abbiamo trovato, dovevamo solo uscire dal cimitero e rientrarci. Buonasera, signora. Oh, non urlarmi contro. Ed ecco la signora, adesso andiamo in città. Se non ho, che non mi sembra che ho altro da fare. Tanto ci uscirà la quarta parte. Perché non ho ancora. Non posso ancora usare Sharpedo per spaccare le rocce in acqua. Intanto nell'erba alta è apparso questo Pokémon. E l'abbiamo catturato. Thank you.
Intanto siamo andati in questo centro Pokémon. Tanto vi ricordo che questo è proprio uno scambio. Lucio, che dovresti trovarlo selvatico. Io l'ho trovato selvatico. Adesso in città. Ed eccoci qui. Se lo dici tu, bravo uomo. Guardatevi pure i prezzi. Oh, che carino. Topolurantis, che vi costerà un occhio della testa. I pantaloncini Lurantis, che vi costeranno un altro occhio. E diventeremo Daredevil. Qui stanno delle fashion. Un occhio della testa per gli scarponcini. Davvero carini, direi. Volete delle borse? Le abbiamo rosse, gialle, arancioni e altri colori. Costeranno solo un rene. Stesso vale per i cappelli. Carini, però cavolo. Qui avete gli occhiali. Qui non li possiamo indossare perché abbiamo già il cappello, però guardate che prezzi. Io ho un formaggio a gemma azzurro. Che ce l'ho avuto, l'ho preso in Pokémon Luna. Tu mi dici qualcosa di diverso? Sì. Ah, ottimo. Certo che sono utili. E non ho abbastanza soldi. Cioè, ce li ho, ma non li voglio spendere. Al momento non ce l'ho dietro. E non ho da potergli insegnare.
Ah, una volta che cavolo. Io un po' con solo una, non ne vedevo mai una, lì ne abbiamo una, però me ne sfugge ancora un'altra. Me ne manca sempre. Ah, eccolo, qui ne abbiamo una. Dove cavolo è? Oh, eccolo. Che simpatico. Qui faremo un video apposta per... Oppure nella quarta parte, seconda. Ovvero ogni volta che tu parlerai con un piatto. E veniamo sbattuti fuori. E adesso andiamo a scuola in cerca di fantasmi. La musica è diventata inquietante. Oh, eccone due. Siete fantasmi? Più che una ragazza che si è fatta male mi sembra un piromane. Vista. E lasciami camminare.
Mi sa che lo trovavamo comunque. Questo sembra bello. Non c'è nessuno in giro. Mi piace un po' come quando sono andata a catturare Rotom in Pokémon Platino. Il fantasma del maggiordomo e della bambina. Questo sì che guardate però. Sì, questi mi sa che sono fantasmi. Oh oh. Torna qui, brutto bastardo. Pokémon rapiti dal drift. Ci sono delle storie. Ma andiamo dalla bambinetta. Intanto vi ricordo che c'è un adesivo delle dominate nella piscina di Liam. E che ve lo potreste sfidare. Che c'è appena di sopra?
Per fortuna. Secondo me lei è il settimo mistero, eh? Le scale finite. Sono davvero infinite. Giù, su, giù, su. Giù, su, giù e su. Proviamo così. Ah, ma certo, ho capito. Slap. Mi attaccano. Meglio catturarti così non farei più danni, e anche perché sei abbastanza forte. Voglio dare della bambinetta.
Perché mi fai camminare qui? Ok, siamo al secondo piano.